Come diavolo si fa? Non riesco a capire! Eppure il segreto è qua dentro! Dentro questi libri ne sono sicuro! Aspetta un attimo! Oh! Oh, cos'era quel suono? Oh, ha funzionato! Fatto sparire la libreria. Aspetta un attimo! Eccolo qua! Il Taumonomicon! Un bello. Libro! Un libro segreto che contiene... Wow. Contiene un sacco di segreti! Qua riusciremo a imparare a creare nuovi foci, nuovi incantesimi, nuove magie! Da aggiungere alla nostra collezione! Aspetta un attimo, ma questa magia io non ce l'avevo prima! I 9 inferni? Guardate! Oh, oh, che bella! Sembra flammeggiante! Sembra infernale sul serio! E guardate la gemma delle ali di pipistrello! Spettacolare! Ok, non vedo l'ora di trovare... Provala. Sei matta che la provo qua! Potrebbe targettare qualcuno di voi ed uccidervi in un modo infernale! Aspetteremo di trovare qualche nemico! E tra l'altro, guardatela fuori! È appena sorta la luna di fuoco! La luna di sangue! E il sole tutto in frammenti! Dopo l'ultima volta, non credo che si rimetterà in sesto. Golemanzia, magia degli Eldritch, apocrifia malefica, artificio, alchimia. Oh, santo cielo, credo che ci sarà da studiarlo questo libro. Chi si offre volontario per leggerlo tutto? Anna. Oh, cavolo, lo sapevo. Tu sei così ignorante che non sai neanche leggere. E ti va proprio... ti va di sfortuna. Sai perché? Perché c'è qualcosa che devo dire. L'annuncio è arrivato. Nello scorso episodio, alla fine, molti hanno notato che io avevo messo un indizio. Avevo detto che l'annuncio stava per essere rivelato. Ma quale grande evento? Beh, l'evento è l'uscita del libro della Failcraft. Ragazzi, non vi sto prendendo in giro. Siamo riusciti a coronare un sogno che ci accompagna da tanto tempo. Siamo riusciti a creare il libro che raccoglie le nostre avventure. E questo libro conterrà anche un sacco di segreti, momenti che non sono mai stati raccontati all'interno dei video. Sono custoditi però dentro questo libro. E per noi è una grande gioia potervelo portare. Quindi ragazzi, mi raccomando, se siete dei fan della Failcraft, dentro questo libro ci siete anche voi. Ogni volta che ci avete sostenuto, ogni volta che ci avete dato un suggerimento prezioso, ci siete stati anche voi. E quindi, mi raccomando, non perdetevelo. Ve lo dico perché sono sicuro che sarà per voi tanto spettacolare leggerlo quanto lo è stato per noi scriverlo. Spostati, spostati. Ci penso io con la nuova incantamento. Non funziona. Ehi, guardate. Oh mio Dio, ho creato un pipistrello fiammeggiante. Aspetta, state lontani. La riuso, ci penso io. Quello scheletro è un rompiscatole. Prende! Wow. Oh, ma i miei... Guarda! Scoppiamo. Lancio dei pipistrelli che... Oh, wow! Che... Oh. Ma scoppiano! Sì! Stai attento, sono dei pipistrelli infuocati che esplodono! Che bella! Mi piace questa nuova bacchetta magica! È fantastica! Ma c'è qualcos'altro di fantastico! In questa notte uggiosa, noi abbiamo finalmente ottenuto l'uovo di dentifricio! L'uovo di tirannosauro! Quello che presto, molto presto, faremo schiudere e tornerà ad essere il nostro amico dentifricio. Anche se dobbiamo trovare il modo di dargli la sua anima che ancora sta là su una mensola. Dobbiamo restituirgliela perché altrimenti non sarà lui. Ma se ci riusciamo non sarà solo un altro T-Rex, sarà proprio lui. L'anima porta tutte le sue informazioni, tutte le sue conoscenze, la sua identità. Come mai entrano tutti questi scheletri dentro la nostra base? Perché non c'è più l'oceano che ci difende. È vero, dannazione, l'oceano era prezioso. E adesso che è tutto secco là fuori, ma dovrebbero morire nella lava. Ah no, perché da questa parte la lava non c'è. Infatti guarda quanti ne spawnano. Oh, sembra l'alba dei morti viventi. Sentite, ritorniamo dentro, d'accordo? Dobbiamo mettere a schiudere questo uovo. Steve, fammi vedere, qual è la sorpresa? Ah, ho capito, ma è per dentifricio. Ok. Del resto si merita un letto comodo, no? Più comodo di quello di Stefano. Ti pareva. Ma lui dorme sul pavimento. Ok, allora piazzo qua il suo piccolo uovo. Ecco qua. Ok, guardatelo. Ve lo ricordate? L'abbiamo già visto questo ovetto. Da qua dentro verrà fuori il nostro più caro e bello amico. Cosa c'è? Oh, ma questo è Steve. Ha detto, sta parlando, Steve. Devi infonderlo con la sua anima. Perform, fai il rituale a pagina 58 del manuale dei cerchi magici. Cosa? Oh! Oddio! Oddio, ma avete visto? Ha un buco nel petto! È ferito! Oddio, è un colorito strano anche! È vero! Ha detto, avete bisogno di questa mano. Usate Artana per prenderla dalla regina strega. Oh, santo cielo! La regina strega! Potrebbe essere... Baba Yaga, forse! Sì. Oh, cavolo!
Ragazzi, dobbiamo prendere... Steve. Guardate, mi ha dato... Aspetta, ecco cos'è Artana! Ma certo, Artana! Che cos'è? Artana è questa, è un pugnale magico, l'abbiamo già visto! Se non ricordo male, era sul... su un altare di Baba Yaga proprio! Baba Yaga! Ah, quello! La mano, avete capito? Ma quindi è lei che si riferisce? La... sì, è a lei! Avete ricordate? Ricordate la mano con cui Herobrine ci puntava? Tempo fa, quando ancora ci voleva morti! Lui ci puntava sempre con quella mano! Quella è la mano di strega! E lui ha detto, avete bisogno di questa mano! Dovete prenderla dalla regina strega utilizzando Artana. Un uovo di dinosauro si è schiù. Non è possibile. Dai, corri. Sì. Senti, ha rotto tutto, ha rotto il letto. Oh, piccolino, com'è bello rivederti. Quanto tempo è passato. Ma ricordate, lui ancora non è il nostro dentifricio. Ha bisogno che infondiamo la sua anima. Se non lo facciamo, lui non sarà il nostro dentifricio fino a quel momento. Ma piccolo, stai tranquillo, perché noi ci stiamo lavorando, d'accordo? Steve ha detto di andare a guardare nel libro dei cerchi magici. E quello che abbiamo trovato, eccolo qua. Lo abbiamo trovato da Baba Yaga tanto, tanto tempo fa. Baba Yaga, sapevo che quella strega avrebbe avuto un ruolo nelle nostre avventure. Beh, il suo ruolo è perdere una mano. Non vorrei essere nei suoi panni se questa spada funziona. Comunque, andiamo a vedere. Pagina 58, mi pare che ha detto. Vero? Ok, pagina 58. Fammi sfogliare. Certo che questo libro è proprio pesante. Ci sono un sacco di pagine. Eccolo qua. Rite of the Infusion. Rito dell'infusione. Devi stare dentro il cerchio. C'è qua un disegno del cerchio che dobbiamo creare. Serve la soul of dentifricio. L'anima di dentifricio. Sapevo che questo oggetto sarebbe stato più prezioso del previsto e sapevo che avremmo trovato un utilizzo. Ora che questo utilizzo è così chiaro, ora che abbiamo scoperto come infonderla nel nostro nuovo vecchio piccolo amico, penso che sia più cauto portarmela appresso. Non si sa mai che qualcuno magari ce la voglia derubare. Ma raga, mi sto spostando. Anche voi? Oddio. Ragazzi, sì. Stiamo andando. Io non ho fatto niente. Qualcuno di voi ha toccato qualcosa? No. Stavo vicino a te. Cavolo siamo ora? Dove sia? Ho capito. La domanda era chiara. Come avremmo affrontato Baba Yaga? Siamo stati teletrasportati. Credo che questa torre sarà abbastanza difficile da affrontare. Baba Yaga è sempre stata forte. Questa volta potrebbe esserlo più che mai. Preparate le magie. Mi raccomando, equipaggiate le più forti che avete a vostra disposizione, d'accordo? E mi raccomando, non esitate, se la situazione lo richiede assolutamente, ad utilizzare anche le nostre buone e vecchie spade. In particolare... dovete lasciare l'ultimo colpo sulla strega, su Baba Yaga, a me, perché devo prenderle la mano con Artana, d'accordo? Sembrerà un po' crudele come cosa, ma credo che dobbiamo farlo per forza. Andiamo, forza, segui... Oh, aspettate, fermi, che fermi, c'è, state c'è? Attenti. Ci sono delle cose qua dentro, cose particolari. Ci sono delle anime all'interno delle bottiglie, quelle le abbiamo già viste tempo fa, mi pare. E c'è qualcosa di strano che invece mi ricorda qualcosa, ma non riesco a capire cosa. Se qualcuno ricorda dove abbiamo già visto... quelle barriere così luminose, scrivetelo nei commenti perché ho un'impressione, ma non sono sicuro. Aspettate un attimo. Guardate, all'interno di quella barriera, vedete, c'è una figura. Può essere un'armatura o forse... può essere un nemico o forse è soltanto un'armatura esposta. Sembrerebbe un'armatura, sembra perché... un'armatura, sì, non si muove. E davanti a sé ha anche una serie di accessori. C'è qualcuno che sta sparando in alto sopra la torre. Sento dei rumori, come se qualcuno lanciasse delle magie di fuoco. Non sei tu, Anna, vero? No, non sono io. Ok, lo sospettavo. Lo sospettavo. Intorno a noi ci sono anche delle pergamene. Dappertutto. E state attenti perché potrebbero esserci delle trappole qua intorno. Non sappiamo dove è sicuro mettere i piedi. Ci sono dei calderoni. I calderoni con le bolle mi ricordano soltanto una cosa, e cioè che siamo nel posto giusto. Dico bene, Mario? Sono classici, classici delle streghe. Da questa parte c'è qualcos'altro, Anna? No, sembrerebbe di no. La cosa che mi incuriosisce di più, però, è questa gabbia. Anche a testa, è vero? Questa gabbia con questa armatura mi fa gola. Ci sono anche degli anelli, mi pare. Vero? Degli anelli qua di fronte. E guardate, anche un mantello. È vero. Mi sembra molto... Ma si apre? Molto prezioso. Aspetta. Oh cavolo, se ti avvicini ti... respinge. Aspetta un attimo. Oh, mamma mia, ma che è quella risata? Oh, santo cielo! Quando ti avvicini e ci salti contro, un demone, qualcosa di potentissimo. Forse è quello che sta lì dentro. Forse è il proprietario, il demone proprietario di quell'armatura. Quello da cui si è generata. Sembra molto preziosa. Non ho mai visto un mantello del genere. Ma è impossibile entrarci. E suppongo che sia anche...
Impossibile romperla, sì. Se cerchi di romperla, scusa Mario, se cerchi di romperla, ti dà soltanto un effetto strano e le particelle che la circondano si muovono ancora di più, come se si dimenassero. Sentite, allontaniamoci. Non farlo, non farlo. Potremmo trovare forse il modo per entrarci, però. Per ora, l'unica strada che ci rimane, ragazzi, è seguire queste scale e arrivare fino in cima a questa torre. Io equipaggio Artana, perché sono pronto ad utilizzarla. Le streghe non mi hanno mai fatto paura. I vampiri, beh, quella è un'altra storia. Ma le streghe no, le streghe sono deboli. Sono soltanto delle donne arrabbiate perché hanno avuto una vita triste. Continuiamo a salire. Certo che questa torre... Quanto siamo saliti ormai? Già mi sono stancato. Anche io, è altissima! Oh, è questo... Che schifo! È una verruca, un dito di... che schifo! Non guarda... Attenti, attenti! Ci sono delle streghe qua! Sono delle streghe! Non credo che queste qua siano quella che serve a noi. Non è Baba Yaga, no, assolutamente. Sono troppo deboli, ma ce ne sono più di una! Quindi attenti, Artana sembra fare un ottimo lavoro uccidendo queste streghe. Oh santo cielo, attenti, 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 ci sono delle creature nere. Oddio, mi sembra di averle già viste, ma non ricordo dove. Sono veramente, questi sono i cultisti di Entity. Ho capito perché Herobrine ci sta aiutando ora. Ho capito tutto, ho capito perché era ferito. Herobrine è stato ucciso da Entity. Oh cavolo, lo sapevo, dobbiamo guardare nello specchio magico, Ste. Dobbiamo riguardarci, assolutamente, ma non ora, ora non è assolutamente il vostro dato. Avete superato i 30.000 pollici in su che vi avevo chiesto per l'esplorazione dei pianeti, quindi assolutamente, assolutamente lo faremo. Ma ve ne chiedo altri 30.000, se volete che guardiamo di nuovo nello specchio, per accertarci della situazione. Se Herobrine è davvero morto, noi dobbiamo saperlo, vero Mario? Dobbiamo saperlo. E lui ci sta aiutando per questo, perché sa che Entity ora è alleato con Baba Yaga. Vedete, queste sono le guardie di Entity. Le ricordate? E ora sono qui in questa torre. Secondo te perché, Ste? Secondo te perché? Non lo so, ma quello l'hai visto. Oh mio Dio! Quello pure è uno delle... No, sentite, no, ascoltate. Qua bisogna usare le spade. Non abbiamo altra scelta. Ok, l'ho tolto di mezzo. Venite. Attenti, ci sono altre streghe. Queste sono particolarmente aggressive, tra l'altro. Ragazzi, aiutatemi. Mi hanno messo al muro, Le streghe mi hanno messo al muro. Artana. Oh, santo cielo, questa spada. Questo pugnale è fenomenale. Contro le streghe, sembra perfetto. Le toglie di mezzo veramente in fretta. Continuiamo a salire. Ormai non dovrebbe mancare molto, giusto? Guardate là! Guardate chi c'è nel buco del muro! Guardatelo, ve lo ricordate quel gufo? Maledetto! L'hai visto anche giù? Sì! Perché non hai detto niente? Ci sta osservando! Perché mi è sembrato! Ah, uccello malefico! Questo è il messaggero di Baba Yaga, me lo ricordo! Brutto piccolo gufo malefico! Ma sentite un attimo, poco fa mi sono accorto che qua... Quelle scale! Vero? Ce le siamo passate! Aspetta un po', perché mi hanno distratto questi due schifosi, ma non sembrano aggressivi, quindi se saliamo qua sopra forse non se la prenderanno. Oh santo cielo! Ragazzi, attento! È la stessa barriera di prima, non toccatela per niente al mondo. Ma quello là dentro, io me lo ricordo. Lui... Ma quello non è il ladruncolo. È il ladruncolo, quello che ci aveva derubato delle cose quando eravamo nel reame dell'abisso. Mario, il reame dell'abisso, da dove tu hai preso quell'armatura bellissima? Mica me la vuoi dare uno di questi giorni? Ah, vabbè. Guardalo, è preso in trappola. Baba Yaga lo ha catturato. E guardate, sembra che lo abbia messo a coltivare dei funghi allucinogeni radioattivi. Oh, santo cielo. Beh, da un lato se lo meritava, è un ladro. Scommetto che ha cercato di derubare anche la strega. Ti è andata proprio male, mio piccoletto goblin. Però, un po' mi dispiace lasciarlo in difficoltà. Ma questa barriera è impenetrabile. Forse troveremo il modo di liberarti. Abbi speranza, piccolo ladro, abbi speranza. Ancora no. Ma quanto diavolo è alto? Ion. Ah, eccola. Che cos'è? Ragazzi, dietro di voi. Ci devo pensare io. Attenti, state attenti. Oh, cavolo, se fa male. State attenti e state indietro, pure ragazzi. State attenti. Anche i suoi gufi. Anche i suoi gufi. Ascolta, Stefano, cerca di scappare. Ci devo pensare io. Baba Yaga è mia questa volta. È mia perché io posseggo Artana. E io posso ucciderla con Artana. È fortissima. Lo sapevo che era così. Veramente forte. State indietro, ragazzi. Ce la fai? Penso di sì. Voi state indietro, mi raccomando. Forse devo indebolirla. Devo indebolirla un po' utilizzando... No, no, Artana è l'unica che le fa male. L'unica spada che riesce a ferirla. Oh, cavolo, mi fa veramente male. Però ha paura. Avete notato che teme la nostra potenza? Fatemi provare.
con la bacchetta. Perché si dà il caso, Baba Yaga, che questa volta la magia non ce l'hai solo tu. Questi pipistrelli ti fanno male, eh? È scappata. Si è ritirata. Non lo so, forse è salita. È qua giù. È sotto, è scesa. È giù. Ci penso io, fatemi passare. Fatemi passare. Eccola qua. Stava venendo a riprenderci. Spostatevi, ragazzi, spostatevi. Non fatevi bersagliare da lei. Ci sto quasi. È uno scontro tra me e lei. Attenzione, ora mi ha fatto male. Rivado di nuovo con i miei pipistrelli. Questi sono sicuro che le possono fare male, specialmente se riesco ad attaccarla un po' di più. Ok, e adesso prendi questo. Ok, è andata, scappo. Non vorrei che esplodesse, state attenti. Eccola. È mia. No, questa è mia. Ah, è mia sopra ogni altro oggetto. Fatemi vedere. Witch Hand. Ha dato anche il cappello di Baba Yaga. Il cappello della strega. E poi ha dato una pozione della lingua di rana. Ma sai un po' chi mi fa pensare che dovrebbe avere una lingua di rana? Uno che ultimamente dice un sacco di scemenze. No. Stefano? Ah, sì. Mario. Aio! Bevi, cosa ti ha fatto? Niente. Come niente? Forse diventerà una rana. No! Oh, tenetelo d'occhio, perché se questa pozione rispetta il suo nome, mi sa che Stefano diventerà una ranocchia. Ma la cosa che conta più di ogni altra è che abbiamo tolto di mezzo la strega. Ci credete? Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo ammazzata. È stata abbastanza forte, glielo riconosco, ma ormai rimangono soltanto le sue piccole schiavette qua, le streghette adepte di Baba Yaga. E stiamo per arrivare. Sì, siamo arrivati alla cima di questa torre, mi sa. La scala si è fatta stretta e angusta. Guarda. Forse ci siamo. Non salite! C'è poco spazio qua sopra. Vabbè. Cosa c'è? No, ti tiro un più. Ha tirato un pistolino! Stai attento! Se ne scappa! Scappa, esplode! Esplode quello! Fa tanto male! Penso di sì, stai attento, lingua di rana! Sto a posto! Ok. Oh, ma io vedo delle onde scendere da sopra, cosa c'è? Come delle... qua sopra c'è soltanto... Ci sono un po' di funghi attaccati alle pareti. Ci sono degli acchiappasogni. Ah, me li ricordo. Ma c'è anche una bambolina voodoo. Questa la raccolgo, d'accordo? È una bamboletta della protezione dalla morte. Anna, non ti affacciare, sai? Potrebbe essere pericoloso. Ci sono oggetti magici qua sopra. Funghi. Vuoi che ti cresca una verruca come quelle di Baba Yaga? No. Guarda che Stefano è già l'unico lingua di rana. Non ce ne abbiamo bisogno di due. Dai, sbrighiamoci. Voglio tornare a casa. Ma chissà quanto siamo lontani da casa adesso. Queste scale. Oh, cavolo. Poi. Questa torre sta mezzo crollando, sapete, ragazzi? Perché? Non lo so. Comunque. Guardate l'armatura. La scudo è diventato invisibile. Si è tolto. Mia. Aspettate un attimo, questa roba sembra bella potente. Oh cavolo. Ragazzi, sopra di noi. Io me ne vado. Che diavolo è successo? Raccogli e scappiamo. Ma c'è qua un meteorite sopra la torre. Devo prendere la torre, devo questa armatura, me la metto addosso, d'accordo? Me la metto addosso. Veloce, anelli. Oh mio Corri. Dio. Scappo, ragazzi, andiamocene. Oh mio Dio, è fichissima. Oh, ma posso... Oh, perché ma che... vai così veloce e voli? Voglio dire. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aio! Posso glidare! Glidare! Succede? Oh madosca, ma la torre sta crollando! Ma che roba! Oh mio Dio! La torre è ragazzi, scappate!